Serata, buon martedì e ben ritrovati all'appuntamento consueto con Proteram, un'ora insieme per analizzare i temi in casa biancorossa, perché oggi è una puntata particolare. Siamo già alla vigilia di un match, quello di domani nell'infrasettimanale allo stadio Druso di Bolzano, su Tirol Teramo, partita importante per la formazione biancorossa. Ovviamente ci focalizzeremo su quelle che saranno le tematiche di domani, tornando un po' indietro al secondo pareggio interno consecutivo contro Albino Leffe, ma vi dico già che sarà solo una minima parte, perché ovviamente valuteremo i temi proprio della partita. Lo faremo con i nostri, non dico ospiti, amici, perché questa sera ampio spazio alla stampa per la chi ci segue da casa. Ritrovo con piacere Gaetano Lombardino, collega del centro. Ciao Gaetano. Ciao, ciao Jacopo, buonasera a tutti. E poi ovviamente i miei due fidi scudieri, la scudiera Ania Cantagalli. Ciao Ania. Buonasera. E Andrea Costantini, ciao. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Ok, vi ricordo il numero per interagire con noi, 392-623-7060. Vi ricordo che siamo anche in diretta sulla pagina Facebook di TV6 per chi magari fosse fuori casa. E ricordiamo anche che in questo momento in Lega Pro, in Serie C, si sta giocando il derby tutto toscano Livorno-Siena. Siamo ancora sullo 0-0, ma a noi interessa relativamente, perché affronteremo la partita di domani anche in relazione, parto da te Gaetano, ripartendo dal secondo 0-0 consecutivo, quello con l'Albino Leffe. La sensazione, non so se sei d'accordo, è che il Teramo, quando va fuori casa, sia già una buona notizia, perché ha un po' questo complesso Bonolis che l'attanaglia, e quando gioca non nel suo stadio, già di per sé si liberi da alcune, da una specie di blocco, non so se convieni con me, una specie di blocco, quello di dover fare il risultato a tutti i costi, sei d'accordo? Sì. Sì, i numeri dicono questo. Quando non vinci in casa dal 22 dicembre, evidentemente qualche problema c'è. Ti puoi consolare sul fatto che nelle ultime tre partite, due in casa, non hai preso gol. Sì. Però è vero pure che in due partite in casa di occasioni per fare gol noi, quante ce ne sono state? Pochine. Pochine. E quindi a questo punto, vedendo un po' le caratteristiche dei giocatori, degli attaccanti che abbiamo e del momento che stiamo attraversando tra le mura amiche, ben venga questa trasferta. Sì. Certo è che però questa trasferta viene in metà settimana, un viaggio lunghissimo per arrivare fino a Bolzano. Cosa scandalosa, il Sud Tirol ha usufruito di due giorni in più di riposo, cosa veramente incredibile. E quindi insomma, le difficoltà per il Teramo rispetto alla partita di Padova sono raddoppiate, se vogliamo. Sì, assolutamente, peraltro contro una squadra molto molto ostica. Aia, vengo da te per farti innanzitutto la domanda più importante della serata, ovvero se ti piace la nostra tazza. La nuova tazza qui, che è la tazza è bellissima. Ti piace? È bellissima. È bellissima. Anche che Maurizio da qui mi ha detto: ma tu bevi durante la... ma cosa bevo? Non ho sede. È qui. Vorrei sapere cosa c'è dentro. È là, acqua, tazza. Acqua, okay. Assolutamente acqua. Qualcuno potrebbe sospettare in qualcosa di più alcolico, ma no, è solo acqua. Me ne piace di più una che ho fuori, dietro le quinte. No, quella la lasciamo perdere. Dicevamo, una partitaccia, però era una partitaccia anche quella di inizio marzo contro il Padova. La partitaccia è quella di domani, sì. Intendi? Sì, è una partitaccia, però come avete detto prima, forse si respira un'aria diversa, paradossalmente adesso lontano dal Bonolis. Ma
Praticamente perché non avendo l'obbligo di impostare la manovra, magari il Teramo è un po' esautorato da questo obbligo e quindi trova maggiormente spazi con una squadra, ovvero quella che gioca in casa, che invece ha l'obbligo, tra virgolette, di fare gioco, e di conseguenza il Teramo trova qualche spazio in più in ripartenza e magari anche nelle poche fasi di gestione, che in casa invece non riesce a trovare nel Teramo targato Palladini. Chiaro che prima o poi bisognerà sbloccarsi, perché ripetiamo sempre da inizio campionato quanto sia importante sfruttare i turni casalinghi per una squadra che deve salvarsi. Chiaro è che se non riesce diventa obbligatorio, come ha detto anche il tecnico nel post gara contro l'Albino Leffe, cercare di compensare questi due pareggi che sono arrivati in casa con una vittoria in trasferta. Ovviamente tutti si augurano che sia domani il momento di, appunto, di vincere fuori casa, però si affronta una squadra che si conosce bene, quadrata, che ha vinto, che ha riposato due giorni in più, come ha detto Gaetano, e che ha anche vinto, e quindi sta bene, non perde dal 10 febbraio, quindi ormai da qualche tempo è in fiducia. Il Teramo sì è in fiducia, soprattutto nel reparto arretrato. Deve trovare fiducia nel reparto offensivo per segnare, che è quello che un pochino manca, ma la coperta, abbiamo detto tante volte, è corta, la tiri da una parte e ti scopri dall'altra, quindi trovare l'equilibrio giusto per mantenere la fase difensiva così bene come sta andando nelle ultime tre partite, che non, il Teramo non ha subito gol, è difficile poi cercare di trovare i movimenti per provare a segnare. Certo è che quando ti capitano certe occasioni abbastanza clamorose, devi avere la freddezza e la cattiveria di sfruttarle. Non so perché, penso che tu ti riferisca all'occasione di Gondo, ma ne parleremo tra poco, perché poi in realtà c'è anche lì da discutere. Poi farò arrabbiare anche qualcuno dicendo che per me non era proprio così facile metterla dentro come molti possono pensare, però è una considerazione del tutto personale. Peraltro dopo, oggi non c'è stata la conferenza stampa, Andrea, perché questa mattina il Teramo è partito molto presto, alle 8:30 per Bolzano, non c'è stata conferenza stampa, però ci sono le parole. Non è stato convocato Castagna. Purtroppo dici, non è stato convocato. Ci sono le parole di Palladini, che poi vedremo dal sito web ufficiale della società, tra poco ve le faremo anche leggere, molti di voi già l'avranno lette. Partita di andata terminata, neanche a dirlo, 0-0, però attenzione, perché questa è una squadra che soprattutto davanti e anche con le mezze ali può, poi ti chiedo di Cretella, può fare male, perché è una squadra molto molto fisica, il Sud Tirolo ovviamente. Sì, è molto fisica. Intanto fammi dire che questa stagione, che era iniziata con altri presupposti e sembrava diversa da quella dello scorso anno, beh, negli ultimi mesi è una stagione che somiglia tanto, almeno per i risultati e per l'andamento della squadra. Scusa, fammi rispondere a questo. No, no, non ci risulta proprio. Candeloro Teramo è quasi fatta. No, proprio no. No, c'è stata una finestra di tempo in cui era molto probabile. Adesso credo che per il momento non ci siano ancora più i presupposti, poi il futuro riserva sempre delle sorprese, però per il momento non ci risulta assolutamente. Posso fare una battuta? Sì. Cioè, tra Vastese, Teramo, Pescara. Puoi vedere che resta francamente basta. In questo momento non ci stiamo capendo molto, però magari contiamo di farlo entro qualche settimana. Pure entra in tutte e fa la famosa filiera che chiusa, diceva. Chiusa questa parentesi, ma insomma Candeloro è un imprenditore molto forte, lo diciamo spesso, quindi la sua forza economica fa gola a tante piazze. Chiusa la parentesi, stavo dicendo, questa stagione oramai da un punto di vista dei risultati, della classifica, non degli investimenti iniziali, somiglia tanto alla stagione scorsa. Soprattutto se torniamo a 12 mesi fa, ritroviamo tante
tante analogie. La posizione di classifica, se consideriamo che lo scorso anno era un campionato a 20, questa volta a 19 con una squadra che è stata esclusa. Il fatto che il Teramo abbia grossi, cronici problemi offensivi, il fatto che la squadra in questo momento della stagione abbia ritrovato una grandissima solidità difensiva anche a discapito della produzione offensiva, tutte cose che noi abbiamo visto e raccontato lo scorso anno. E vi ricordate che lo scorso anno il Teramo ha fatto il play out con Lumezzane, non vincendolo ma salvandosi, per un punto, magari il punto di quel Teramo Reggiana, partita finita 0-1, che se fosse finita pari il Teramo si salvava senza il play out. Questo per dire che anche il singolo punto può contare, può pesare. Quindi tu parlavi di essere impopolare, allora io dico, per essere un po' impopolare, che la politica dei piccoli passi forse è quella che va meglio al Teramo. Sì. Quindi va bene questo doppio pareggio casalingo. Domani io penso che se il Teramo strappa uno 0-0, io quasi quasi metterei la firma, perché il Sant'Arcangelo non gioca, perché il Fano comunque ha un impegno difficile. Ah, nemmeno il Ravenna gioca. Neanche il Ravenna gioca, però guardiamo le squadre che stanno dietro. Sì. Quindi questo è un aspetto che voglio considerare. Domenica ci sarà Teramo Triestina, hanno 13 pareggi a testa, sono le squadre che hanno pareggiato di più. In teoria Teramo Triestina è un X gigantesco, ciclopico, cioè impossibile. Come fa a uscire un segno diverso dall'X dalla partita di domenica? Quindi facendo queste considerazioni dico, con la politica dei piccoli passi forse si può arrivare al traguardo. Poi non so, magari riproporremo la classifica. Al Teramo sono rimaste 7 partite. Poi proviamo anche a verificare se può bastare una serie di pareggi per salvarsi. Eccola qua la classifica. Lo so che è una provocazione. 28 punti più 7 pareggi fanno 35 punti. Però poi, Andrea, perdonami, si rischia la tossicodipendenza sugli spalti. Ok, ok, io faccio un discorso, tu hai ragione, esatto. Ma io faccio un discorso meramente pragmatico, anche perché è da inizio stagione che sento parlare, più o meno giustamente, del fatto che questa squadra non vince, che non convince, che ha problemi in attacco. La stagione è praticamente finita e ora non c'è più tempo per fare discorsi ad ampio raggio e per fare molti discorsi filosofici. È il momento della concretezza e di conseguenza è il momento, come ci insegnerebbe l'ex DS Giorgio Repetto, è il momento di fare i conti, di fare i punti in maniera pragmatica. Forse ci si salva anche facendo un punto a partita. Sì. Ci si salva anche con questa media, che non vuol dire che saranno 7 pareggi, magari ci saranno delle sconfitte e ci saranno delle vittorie. Chiaro è, e chiudo il discorso, che dopo il riposo, l'ultimo del Teramo, alla penultima c'è Fano Teramo, la madre di tutte le partite. All'ultima giornata al Bonolis arriverà una Reggiana che magari sarà in lotta per una posizione migliore ai playoff, ma sarà già con la testa ai playoff, quindi magari sarà una Reggiana un po' più malleabile. E quindi con un Teramo cui forse serviranno i 3 punti, magari quella partita sul gioco delle motivazioni la puoi vincere, come fu lo scorso anno Teramo Feralpi Salò, che il Teramo, partita che il Teramo dominò a casa della Feralpi. Quindi la politica dei piccoli passi, anche giocando male, ma questo è il Teramo di quest'anno, potrebbe portare alla salvezza. Purtroppo certi discorsi che si potevano fare a settembre e ottobre oramai lasciano il tempo che trovano e non penso che nel mese di aprile il Teramo inizi a giocare un calcio sfavillante dove la produzione offensiva abbonda. Assolutamente, hai perfettamente ragione. Intanto Gaetano ti saluta Donato, che risalutiamo, ma domani si fa tantissimi chilometri per andare a Bolzano. Lo ammiro. Buon viaggio, allora gli diamo buon viaggio. Andrea parlava giustamente di fare un discorso molto pragmatico, anche a costo di essere un po' noiosi, perché un po' ci siamo... Un discorso ugolottiano. Ugolottiano. Che tu, questo filo, Ugolotti ti è rimasto un po' dentro, no, forse Ugolotti, sarà... Ugolotti no, perché aveva capito, aveva interpretato un calcio, bene. Un calcio che non è piaciuto a nessuno, ma un calcio che ha portato una squadra che era allo sfascio a salvarsi. Ok, stiamo parlando però di marzo di un anno fa, Gaetano, sì. E ci ritroviamo a marzo di un anno più tardi...
a dire praticamente servirebbero gli stessi ingredienti che ci volevano l'anno scorso, il che vuol dire tradotto 12 mesi abbiamo preso un cestino dell'immondizia e abbiamo buttato nell'immondizia. O no? Sì. Volendola tradurre così, il discorso è questo. È vero pure che però con questa politica dei piccoli passi, in effetti poi il Teramo ha esonerato un allenatore, perché Asta poi a un certo punto gli è stato detto profilo troppo basso, c'è un fan di Mancini. Non dà alla squadra quell'autostima che probabilmente ci si attendeva e quindi abbiamo cambiato un allenatore a gennaio. Adesso la situazione non mi sembra mutata più di tanto rispetto a gennaio. Allora a questo punto è stato sbagliato esonerare Asta, non abbiamo risolto niente? Oppure il patron pensava che questa squadra sotto sotto, al di là della salvezza, potesse competere per il decimo, il nono posto. Lo aveva anche detto. Non era neanche un pensiero tanto velato, però forse poi non poteva mai essere così. Però l'anno scorso, visto che prima ci dicevano degli attaccanti, Andrea diceva difficoltà a segnare, Gaetano, l'anno scorso c'erano Croce, c'era Sansovini, c'era Barbuti, quest'anno di prime punte c'è solo Condò. E quindi diventa anche complicato pensare che se non segna Bacio Terracino a chi segna? Teoricamente un giocatore che poteva assicurarti dei gol era Panico, però Panico fino a questo momento purtroppo non l'abbiamo visto. Rientra giovedì in gruppo. E Gondò, il discorso è quello, la porta purtroppo non la vede, e sta andando molto al di sotto rispetto alle aspettative che tutti insomma ci auguravamo di vedere rispetto a quando l'avevamo preso, e niente, bisogna soltanto sperare, ecco, in qualche guizzo ancora di Bacio Terracino. Mi aspetto da San Domenico sicuramente qualcosa in più. E poi che finalmente qualcuno dei centrocampisti, al di là del gol di Graziano che c'è stato due settimane fa, riprenda a segnare. Certo, a proposito del gol, allora adesso facciamo così, inneschiamo un po' la polemica, perché secondo me il gol di Gondò, non so Gaetano, comparto da te, era così semplice come lo si descrive? Cioè era così complicato sbagliarla quella palla? Allora, tra un po' lo vediamo, nella seconda parte nella seconda parte degli highlights, viene dopo la traversa di Ventola con Gondò che insomma cincischia un po'. Guarda, non era così semplice come sembra e sono d'accordo con te, ma avrei voluto vedere quell'attaccante cattivo che quella palla fa di tutto per buttarla dentro. Questa è una cosa che non ho gradito. E allora ti faccio vedere, non so se Maurizio fa il miracolo, e ti faccio vedere perché a me ha ricordato tantissimo, e ne abbiamo parlato anche in redazione, un gol di un attaccante che forse questa cattiveria l'aveva, perché anche in quel caso non era così facile mettere il pallone dentro. Dobbiamo risalire, e non me ne vogliate, al 2014. Mi piace vincere facile però. Esatto, al 2014. Al 2014 per che cosa? Perché c'è un Teramo Gubbio, che se non erro finisce 2-1, vero Andrea? Non rimonta. E in cui c'è un gol che tra un po' vedremo, che arriva proprio dopo una traversa. Dopo un autopalo. Dopo un autopalo di un difensore del Gubbio. E la Padula che però, ecco qua, nemmeno qui era facile, però c'è quella, secondo me, c'è quella cattiveria che l'altro giorno Gondò è andato, non era facile, che è andato proprio un po' pigro. Anche questa non è facile. Però lui legge prima. Esatto, lui legge ovviamente, l'avete riconosciuto tutti che stiamo parlando, è Gianluca La Padula. Oltre alla cattiveria, secondo me c'è anche la capacità di anticipare quello che potrebbe succedere, che poi fa la differenza tra un giocatore insomma di un certo livello e giocatori che invece devono purtroppo barcamenarsi i livelli più bassi. Forse Gondò non ha pensato a quella che poteva essere non l'ha letta prima, magari non ha immaginato che poteva effettivamente arrivare a lui. Però in presa diretta eravamo con Gaetano, insomma siamo rimasti un attimo così nel vedere quanto temporeggiasse. Eccolo qua, vediamo un po' quanto temporeggiasse per, ecco, raccogliere la palla. Poi lì, non lo so, puoi andare di testa, puoi andare col mancino di destro, non lo so,
vai comunque con un altro atteggiamento, secondo me, sul pallone. E poi lo stop, invece di aspettarlo, lo stop della palla gli fa perdere ulteriore tempo. È quello, per questo mi ha ricordato quel gol, perché in quel caso la Padula non stoppa il pallone, perché sa che stoppando il pallone perde un tempo di gioco. Questo, nella situazione di la Padula lui non ha neanche la possibilità di stoppare, lui o fa quello o niente, ed è bravissimo a coordinarsi. Qui lui può tentare di stoppare, ma come dice Gaetano perde un tempo di gioco. Allora la valutazione più corretta sarebbe stata, a costo di fare la figuraccia, scende la palla, io tiro al volo, magari di sinistro, oppure mi sposto un attimo e cerco di prenderla col destro, però non devo perdere un tempo di gioco, devo subito tirare in porta. E qui hai ragione Jacopo, la differenza tra quella Padula e questo Gondò è che lì c'era un attaccante con grandissima cattiveria che proprio vedeva, era uno squalo che vedeva il sangue e andava ad azzannare la preda per fare gol. Gondò invece evidentemente è condizionato da questa astinenza, ha paura di osare la giocata e quindi si rifugia dietro uno stop, ma a quel punto la difesa collassa su di lui e non c'è più niente da fare. Lì bisognava tirare di prima intenzione, anche a costo di prendere qualche volatile, ma c'era poco altro da fare. Eh sì. Tulli, ci scrivono Gaetano, non so se sei d'accordo, Tulli, Ventola, Sales, i migliori contro Albino Leffi. Innanzitutto ti chiedo se sei d'accordo con la valutazione che ci fanno da casa, cioè se questi tre giocatori sono stati i tre migliori. Complessivamente sì, e dei tre mi è piaciuto, quello che mi è piaciuto di più di tutti è stato Sales. Grazie a Nicola, grazie davvero, da parte di tutti, ti faccio rispondere da tutti, ma insomma, grazie davvero. Ti aspetti di rivederli tutti e tre domani? Ma guarda, io credo che sì, mi aspetto di rivederli tutti e tre, ma non mi sorprenderebbe se per esempio Sales potesse non giocare, nel senso che avendo la diffida ci potrebbe essere anche quel discorso lì di risparmiarne uno dei diffidati. Tu dici per la Triestina? Per la Triestina, potrebbe anche essere. Martinez pure, ma dove li andate a prendere questi giocatori? Nel senso che è vero, ci sono, c'è Credella, c'è Mancini, c'è Martinez, però solo chi vede gli allenamenti sono giocatori di contorno Martinez, che ci sono in tutte le squadre del mondo. Ci sono in tutte le squadre del mondo e sono giocatori che hanno più spazio e giocatori che hanno meno spazio. Purtroppo ci manca un centravanti, speriamo il rientro di Panico, un attaccante giovane come Gondò che ha fame di gol, ci entra in porta con tutta la palla, dice Nicola, e secondo me non sbaglia. Dei tre invece a te, Aria, innanzitutto anche a te, sei d'accordo con la valutazione? Tu li Ventola, Sales i migliori contro Albino Leffe? Sì, io ci metterei anche De Grazia, però perché comunque nel proporsi da fuori qualche pericolo comunque prova sempre a crearlo. Chi ti aspetti di rivedere di questi in campo domani? Ti aspetti di rivederli tutti? Beh, il terno all'otto che ho tentato per domani prevede 2 su 3, cioè non De Grazia. Non De Grazia. Gli altri tre che è scritto nel messaggio, sì. Anche a costo di rischiare l'ammonizione, come diceva Gaetano, per Sales. Sì, perché Sales, almeno secondo me, è un giocatore che fa la guerra, che comunque mette quella tigna, quella cattiveria, che può guidare un po', tra virgolette, dei momenti più complicati, soprattutto in trasferta, quindi toglierlo è difficile, anche rischiando la squalifica poi per domenica prossima. Però è uno dei pochi, se non l'unico, che davvero riesce a, anche arrabbiandosi a volte più del dovuto, nel cercare di provare a svegliare un po' i compagni di squadra, almeno dal punto di vista ovviamente dell'atteggiamento in campo. È l'unico che si nota, anche De Grazia però ha questa caratteristica, che spesso e volentieri va faccia a faccia con gli avversari, anche magari sbagliando, esagerando, però evidenziando comunque carattere. Certo. Che quando lotti per salvarti c'è bisogno a iosa. Andrea, ci scrivono, non siete dell'idea che manchi un giocatore che faccia da collante tra i reparti? Perché in realtà la sensazione che si ha, credo, cerco di interpretare, mi perdonerà il nostro telespettatore se interpreto male, è che quando gioca Madio faccia da collante tra difesa e centrocampo, però poi manchi il giocatore che faccia da collante invece più avanti, cioè tra centrocampo e attacco. Beh, i reparti... ruolo che dovrebbero fare le mezze ali. Sono tre, è chiaro che servirebbe insomma più di un uomo, ma poi è un discorso piuttosto complesso perché
un discorso proprio di squadra, un discorso organico. Ci sono delle lacune che non sono state mai sanate. Al di là del rendimento di Amadio, che è stato condizionato da un po' l'usura, sai, il giocatore va avanti, magari perde un po' di smalto, un po' gli infortuni, però questa squadra ha sempre denotato, tranne che nel primo mese quando ha espresso un calcio brillante e sbarazzino, ha sempre denotato dei limiti che in buona parte erano limiti anche mentali, perché a un certo punto questa squadra ha avuto paura di esprimersi, una paura che forse è stata inculcata anche dal ritorno alla difesa a tre, quindi era un segnale che veniva dato alla squadra: siamo più prudenti, non sbilanciamoci troppo, e questo ha fatto tirare un po' il freno a mano. E poi chiaramente buona parte delle partite più belle, anche nel momento della difesa a tre, diverse partite sono state giocate meglio in trasferta, tipo mi viene in mente la gara con Renate, lì si è visto un ottimo Teramo. In casa sempre un grande condizionamento, anche nell'ultima partita vinta, quella col Mestre, per non parlare delle altre che sono state perse. Quindi è un discorso più organico, non mi concentrerei sulla mancanza di quel tipo di giocatore o di altro. È chiaro che è una squadra che mediamente ha delle lacune, perché quando è stata costruita con un budget di basso livello, come tutti hanno detto. Chiudo dicendo che la situazione Gondò mi richiama alla mente la palla gol mancata da Sansovini lo scorso anno col Parma. Quando hai una squadra che crea molto poco, se hai una palla gol in quella partita, la sbagli, è chiaro che il mondo crolla addosso a quell'attaccante che ha sbagliato. Perché? Perché chiaramente altre squadre creano più palle gol, segnano, e le palle gol che vengono mancate vengono un po' oscurate. Qui invece crei una palla gol vera a partita, e se la sbagli, però purtroppo dipende dalla carenza offensiva che ha la squadra, e quindi poi se si chiede a uno che fino ad ora non ha fatto gol di segnare, purtroppo quella cattiveria manca, e quindi poi un circolo virtuoso al contrario che ti porta a questi risultati. Rossi, Edano, non è stato convocato, ma è un giocatore che si conta di riavere presto, tardi. Domande da un milione di dollari. Questo è veramente un mistero, nel senso che l'auspicio di un mese fa, quando fu presentato e comunque non era già in buone condizioni per poter giocare, era questo, cioè di poterne comunque sfruttare qualche minuto, un po' l'esperienza durante l'ultima parte del campionato. Finora non l'abbiamo mai visto. Quindi darti una risposta a questo punto mi sembra abbastanza difficile, se non impossibile. No, sempre lo diciamo perché, insomma, certo, giustamente da casa ce lo chiedono, e poi soprattutto perché, insomma, il campionato è quasi alla fine. Eh sì. Insomma, allora, siamo, se siamo proprio in una situazione tipo manca un quarto d'ora alla fine della partita che decide la salvezza, Rossi Bari può giocare, io posso anche in qualche modo attingere alla sua esperienza, lo metto dentro, sai, guida un po' i giocatori, tu che... Ma parliamo di un giocatore che non ha mai giocato una partita quest'anno. Come fa a essere utile a un mese e mezzo dalla fine un giocatore che non ha giocato un minuto in questa stagione? Anche se vogliamo mettere l'esperienza, ma poi se gli altri giocatori vanno al triplo di te, specie poi un giocatore di fascia dove ci sono duelli in velocità, come fai a essere utile? Punto di domanda. Assolutamente, assolutamente. Noi ci fermiamo per la pubblicità. Intanto la tazza comincia a riscuotere un discreto successo, cari ragazzi. Da casa l'hanno notata e evidentemente piace. No, per il momento sta qua. Okay. Ci fermiamo, pubblicità. Poi al rientro parleremo della gara di domani, analizzando soprattutto due giocatori che in due epoche diverse potevano arrivare proprio a Teramo, perché sono abruzzesi, Berardoc e Costantino. A tra poco. Mercoledì? Eccoci! Siamo rientrati così. Ognuno faceva quello che voleva. Va bene, tanto oramai il clima è goliardico. Ma Maurizio l'ha fatto apposta. L'ha fatto apposta? Ma no, dice di no. Va bene. No, stavo parlando del fatto che invece a rischio una partita domani del torneo delle professioni, in cui anche la nostra categoria, quella dei giornalisti, è impegnata. Devi scendere in campo. E quindi le condizioni meteo avverse potrebbero
fare in modo da rimandare la partita. Vedremo, vedremo, vedremo. Va bene, concentriamoci sulla partita di domani. Ci sono segnalazioni dal Trentino Alto Adige di bel tempo. Invece è bel tempo in Trentino Alto Adige. Sì, perfetto. Lo sappiamo bene. Va bene, vediamo le parole di Palladini, ve le possiamo solo far leggere, non far ascoltare perché non c'è stata conferenza. Eccolo qua, dobbiamo proseguire il nostro percorso di crescita, dice il tecnico biancorosso, dobbiamo continuare questo percorso positivo, 5 punti in 3 gare, abbiamo aggiustato la fase difensiva rischiando poco o nulla in queste ultime sfide, ora dobbiamo migliorare in quella propositiva. Ho rivisto le due partite casalinghe e devo dire che avremmo meritato di più, solo una delle due traverse colpite si fosse tramutata in gol, ora saremmo tutti più soddisfatti. Ragazzi, ce la stanno mettendo tutta, non posso rimproverare loro nulla. Partite attuali sono diverse di quelle da inizio anno. Sei d'accordo con questa interpretazione, Gaetano? Le partite attuali sono diverse da quelle di inizio stagione. I punti in palio iniziano a pesare, le squadre sono più accorte di occasioni nitide, se ne vedono poche. Se questo è l'andazzo, se anche gli avversari del Teramo cominciano a difendere bene. Sì, il problema è che se noi avessimo una forza d'urto lì davanti, tale da andare contro questo che dice Palladini, qualche partita in più forse l'avremmo vinta. Assolutamente. Andiamo avanti, leggiamo ancora, poi vi facciamo sentire anche Tulli, che ha parlato dopo la partita. Cambiamenti dei singoli. Qualcuno era previsto nell'ottica di questi impegni ravvicinati, ma valuteremo meglio questa sera la condizione dei calciatori dopo la rifinitura. Tulli, ad esempio, con l'Albino Leff era dovuto uscire a causa dei crampi. I 4 giocatori in diffida, nell'ottica dell'11 che scenderà in campo, una valutazione andrà fatta. Anche da questo punto di vista, variazioni tattiche, molto dipenderà dal terreno di gioco e si preannuncia pesante dopo la pioggia caduta in queste ore. Tirando i fili del discorso. Chi gioca domani? Chi gioca domani? Domanda delle domande. Chi gioca domani? Ti faccio vedere due formazioni, Gaetano. Poi mi dici con quale delle due sei più d'accordo. Cominciamo con una. Maurizio, scegli te. Tanto sono due moduli differenti, 3-4-1-2. Caidi, Speranza, Milillo, Sale, Samadio, Ilari, Ventola, Tulli, Gondo e Bacio Terracino. E poi l'altra, la vediamo, che invece è il dovrebbe essere 3-5-2, normale. Caidi, Speranza, Milillo non si tocca. Sale, De Grazia, Samadio, Ilari, Ventola, Gondo, Bacio Terracino. Non abbiamo messo il 3-4-3, tu dici perché no? Potrebbe alla fine essere quello. Essere quello, però tra allora, le due... Quale tra le due concettualmente sono più d'accordo con questa, 3-5-2, perché si gioca fuori casa, perché Tulli probabilmente non stava benissimo, non sta benissimo da giocare dal primo minuto, quindi in posizione di trequartista, e soprattutto perché con questa formazione che ricalca un po' quella di Padova, se vogliamo... Sì, gol del Livorno. Il Teramo, Bagliani. Sì. C'è un gol del Livorno in questo momento, il Teramo potrebbe essere un po' più tranquillo almeno nell'impatto con la partita, insomma, contro il Sud Tirol. Aia, per te? Per me, almeno dall'inizio, direi 3-5-2, per una serie di valutazioni che sono appunto il giocare in trasferta, il non azzardare un modulo differente non avendolo mai provato, per mettersi a specchio un po' degli avversari. Chiaro che questa è una scelta un po' più conservativa, se è vero che magari invece il Teramo vuole provare a cambiare qualcosa e a essere più propositivo in avanti, cambierà modulo. Però quanto effettivamente possa volerlo domani, lontano dal Bonolis, nonostante tutte le considerazioni che il Teramo vada meglio in questo momento lontano da casa, non lo so effettivamente. È un po' un terno all'otto domani, anche singolarmente negli uomini, perché poi ognuno può magari scegliere per il 3-4-1-2 degli uomini e sceglierne altre differenti per il 3-5-2. C'è la considerazione sì delle diffide, ma secondo me c'è soprattutto la considerazione dei tre impegni in una settimana da tenere bene in considerazione. Io Tulli domani comunque secondo me sarà in campo anche per la partita che ha fatto. Tu dici o in corso d'opera o dall'inizio in corso d'opera, tu credi più in corso d'opera? Però io Tulli in corso d'opera? No, io dall'inizio. Dall'inizio. Ma Varas dove lo mettete? Poi facciamo le valutazioni anche su Varas,
In verità dall'inizio, perché se sta bene è chiaro che poi, non avendo visto nulla in questi giorni purtroppo perché la squadra è partita molto presto, se sta bene secondo me gioca e poi magari si può valutare domenica effettivamente di cambiare qualcosina. Proprio perché fino a questo momento Tulli il Teramo non l'ha mai avuto, nel senso si aspetta ancora che Tulli lasci effettivamente il segno nel campionato del Teramo. Domenica ha giocato bene anche in fase di non possesso, ci ha provato, l'atteggiamento giusto insomma l'ha messo in campo. Toglierlo dopo aver fatto sì che il giocatore trovasse un giusto atteggiamento che magari da tanto inseguiva, non so quanto possa essere utile affinché il giocatore trovi una certa, appunto, continuità. È chiaro che gli manca il gol per sbloccarsi definitivamente, però io credo che se sta bene o in un modulo o nell'altro Tulli sarà in campo. Ti chiedono, dopo passo ad Andrea sulla formazione, però altrimenti poi lo dimentico, ti chiedono se sai per caso qual è il motivo per cui Sales dopo ogni fine partita va sotto i distinti per... Maurizio, se mi fai rivedere il messaggio, perché adesso l'ho un po' perso visivamente quello, il concetto del messaggio, era rivolto una domanda, se lo sa, perché Sales dopo la partita viene sempre verso i distinti, forse per dire più di questo non posso dare o per cosa poi solo lui? Ma, in cioè, verità, hai mai fatto caso? Tu che hai dato? Sì, sì, sì. In verità non saprei. Poi mi sembra che comunque la squadra faccia il giro di tutti i settori più o meno, insomma, dello stadio. Cosa vado a dire? Non lo so, sinceramente, quindi non saprei come rispondere. Tu lo sai. Ma oddio, cosa possa andare a dire non lo so, però ipotizzo che, insomma, essendo un giocatore di forte personalità che, insomma, in campo quest'anno si vede sta dando tutto, voglia, insomma, in qualche modo andare a parlare con i tifosi, anche perché poi lo chiamano, quindi lui è il primo che va lì sotto quel settore, insomma, questo ipotizzo. Andrea, la formazione, Mirillo punto fermo ci scrivono. Io non so se tu sei d'accordo, sono d'accordo con un nostro amico da casa che ha detto domani gioca Graziano. Perché? Noi abbiamo fatto due formazioni e devo dire anche, insomma, l'abbiamo studiata oggi pomeriggio. Ma la mia sensazione è che, anche conoscendo un po' la psiche degli allenatori, alla fine campo pesante, squadra molto fisica, Palladini voglia rifare la stessa formazione di Padova, anche solo per scaramanzia. Ma ci sono un po' di considerazioni da fare, a mio avviso. Il tuo aspetto, quello che sottolinei tu, ci può stare, perché l'ultima vittoria è arrivata con quella formazione, quindi. Però in quella formazione c'erano tre attaccanti. Sì. E allora la prima considerazione è: Bacio Terracino, se sta bene gioca, vale la pena metterlo in un assetto a due punte quando lui è il miglior giocatore del Teramo, numeri alla mano, e ha segnato sempre giocando nel suo ruolo naturale, cioè attaccante esterno in un 4-3-3 o 3-4-3? Però quindi, guarda, se tu a questa formazione togli Amadio, metti Graziano e poi Tulli, è vero che può fare il trequartista, ma è vero anche, perché lo ha fatto, che può giocare sull'esterno, quindi sì, non è però detto che non sia già un 3-4-3 così, eh? Sì, è anche vero che però Tulli non ha nell'attacco esterno il suo forte, lui è più seconda punta o trequartista, e magari poi rischi di tenere in panchina San Domenico o anche Varas, che può adattarsi a quel ruolo, anche se Varas non gioca in quel ruolo da un bel po' di tempo. Altra considerazione che farei è che su Triolo è una squadra solida, fisica, che gioca a 3 a centrocampo. Sì. Giocare con un 3-4-3 o con un 3-4-1 o con un 3-4-3 rischi seriamente di stare in inferiorità numerica. Con un 3-4-1-2, ecco, la funzione del trequartista, se poi si abbassa, magari si riesce a compensare quello squilibrio numerico, anche se con un giocatore che molto fisico non è, come lo stesso Tulli. Quindi, a mio avviso, Palladini dovrà fare una serie di riflessioni sia sul fatto di utilizzare il suo miglior attaccante, numeri alla mano, nel modo migliore, cioè nel modo col quale lui più è in grado di andare in porta, di tirare e di segnare. E poi c'è la considerazione della solidità lì in mezzo al campo da preservare. Chiaramente in un centrocampo soltanto a 4 con due mediani, Amadio se gioca
forse soffre, ha bisogno di una seconda spalla. Potrebbe essere Graziano, come può essere coerente l'osservazione che fai tu, magari metto un attaccante in più, gioco con i tre davanti e rendo il centrocampo più solido con due mastini, però poi vai in inferiorità, sì, numerica, devi essere bravo a tamponare quell'inferiorità e devi essere molto bravo a giocare in ripartenza, perché poi devi far male, certo. Tu lasci il possesso di palla nettamente agli altri, ma poi quando recupero devo innescare la velocità degli esterni. Domenica, dopo il cambio di mandio, la squadra era spaccata e senza centrocampo. Siete d'accordo rapidissimamente che dobbiamo sentire Tulli? Sei d'accordo, Gaetano? Sì, ma in quella fase della partita era giusto fare quel cambio. Aia? Più o meno sì. Ci sentiamo l'ex della gara, Giacomo Tulli, che parla anche del fatto che insomma lui non sta segnando e sembra strano anche a lui. Lo ascoltiamo. Non riusciamo a fare gol, porca miseria. Però... C'è di buono che, dai, almeno non prendiamo gol per adesso e dobbiamo migliorare, manca poco e dobbiamo cercare di migliorare da qui fino alla fine, di fare il meglio possibile. Per fortuna, vedendo gli altri risultati, credo che ci è andato anche bene, tranne Ravenna, mi sembra. Dobbiamo concentrarci su di noi, dobbiamo fare sicuramente meglio. Dobbiamo, secondo me, giocare di più la palla da dietro in tante situazioni, però purtroppo... ormai ci siamo, dobbiamo far meglio possibile. Anche vittorie sporche, diciamo, ecco, non per forza un bel gioco. Un giocatore come me non può, non aver ancora fatto gol, quindi dobbiamo migliorare tutti come squadra, perché poi gol è una conseguenza. Una partita ostica, perché comunque è una squadra che si chiude bene, fisica, quindi il campo non sarà bello. Per noi forse sarà una fortuna, per come giochiamo, quindi andiamo là a fare la guerra. Ma sinceramente abbiamo dialogato un po' poco, però dai, abbiamo creato qualcosina e si può far meglio. Sono sincero. Alla fine non prendi gol, ci sta, poi se ti vanno bene gli altri risultati alla fine muovi la classifica, però siamo sempre lì. Se non sfruttiamo i turni casalinghi, cioè, sarà dura fino alla fine purtroppo. Quindi sicuramente dobbiamo migliorare. Chiarissimo, stavo quasi per uscire un'imprecazione un po', sì, più un po' attimo forbita a Giacomo Tulli, che però dimostra evidentemente che insomma la cosa non gli scende particolarmente. E poi è raro sentire qualcuno fare autocritica, sì. Devo dire che non è mai banale, segnale comunque di un ragazzo intelligente che aspetta ovviamente anche per se stesso in primis di poter magari svoltare e poi di conseguenza anche contribuire a dare un pochino la svolta in positivo. Il Teramo lo aspetta, magari era sul punto di partire alla fine del mercato di gennaio e sembrava nelle settimane successive che avesse un po' subito questo contraccolpo dell'essere sul punto di partenza, essere sul piede insomma per andare via e poi effettivamente essere rimasto, magari è rimasto un attimino così un po' disorientato, esatto, perché la società aveva inizialmente espresso la volontà di tenerlo, rinnovandogli la fiducia, poi effettivamente è finito sul mercato, non c'è stato uno scambio che non si è concretizzato e poi rimani a Teramo, devi ritrovare insomma un po' di motivazioni quando effettivamente poi una quadra nelle proprie prestazioni non le ha mai trovate, Tulli, almeno fino a questo momento, e adesso forse magari i tempi sono maturi, anche perché poi non si può attendere oltre. Mi fai rivedere, Maurizio, quel messaggio, perché si rivolgeva proprio a Daniele Gaetano, che seguono molto attentamente e molto puntualmente gli allenamenti della squadra. Ma il mister prova degli schemi su calcio d'angolo. È una domanda. Ma il mister prova degli schemi su calcio d'angolo, visto tre pertiche come Mirillo, Caidi e Gondò, senza contare Speranza? Beh, sì. Sì, li prova e come. Il problema è che poi metterli in pratica durante le partite... ci sono agli avversari! È facile, non è. Beh, anche perché anche da calcio di punizione, varie posizioni dei calci di punizione. Insomma, le ultime vittorie col Mestre... Gol da calcio d'angolo di Caidi, col Padova papera del portiere ma gol da calcio d'angolo, quindi comunque nelle ultime due vittorie in campionato del Teramo
le palle inattive sono state comunque importanti. Mauro ci scrive: con Gondo è come se giocassimo in 10, perché di fatto è un po' svogliato, ecco, da quella guarda, sensazione. Guarda, stavo facendo una riflessione proprio nel vedere costantemente le immagini di Gondo. Io vedo questa cosa, non è tecnicamente arrogante. Ora, lui è giovane, non ha una grande carriera alle spalle, però probabilmente per essere importante in questa squadra servirebbe un attaccante che sia ancora più consapevole dei suoi mezzi. E, qualcuno mi dirà, ma forse pensa di non essere così forte e quindi è depresso. Io penso che lui sia un giocatore molto valido, ma che sia in una spirale di negatività, e quindi lo vedi anche col linguaggio del corpo un po' ciondolante, un po' rassegnato, come lo è stato sostanzialmente nell'affrontare quella palla respinta dalla traversa. Servirebbe un atteggiamento più arrogante, più tignoso, un po' il messaggio che ho provato a lanciare nella scorsa, in una delle, qualche puntata fa, riguardante Panico. Sì. Anche Panico mi sembra, al di là dell'infortunio, stia affrontando questa esperienza in Serie C come un'esperienza di passaggio, un po' in ciabatte. No, qui bisogna mettersi l'elmetto. Però per Panico, continuo a usare questa espressione, a Gondò, che mi sembra un po' troppo rassegnato, un po' troppo depresso, la cosa che mi sento di dire è che deve essere un po' più arrogante, deve andare un po' più petto in fuori nell'affrontare le difese avversarie, e non con quel tono dimesso che molte volte ha. Se riuscisse a fare questo salto di qualità, probabilmente se ne gioverebbe lui in primis la sua carriera, e di riflesso anche il Teramo. Ti faccio vedere un attaccante che forse queste qualità le ha, e non da quest'anno, da un po' di anni. Rocco Costantino. Andrea, che domani il Teramo troverà sulla sua strada, che insomma ha fatto questo ragazzo che noi ricorderai, insomma, abbiamo visto crescere qui in Abruzzo, era giovanissimo, ha giocato in tante squadre, io me lo ricordo all'inizio a Morrodoro, era giovanissimo e non riuscì ad essere convocato con la rappresentativa Abruzzo perché era giovane ma già giocava in Serie D e non c'era la possibilità di convocarlo se giocava in una compagine interregionale. È diventato adesso veramente un attaccante che in questa categoria fa la differenza. La fa da un punto di vista fisico, che era la dote principale. Lui non è certamente un giocatore tecnico, lui è un giocatore fisico che è cresciuto anche nella testa, e qui mi ricollego ai discorsi di prima. Certo, ha dovuto fare un percorso di un certo tipo, anche piuttosto lungo, passando per diverse squadre, ma poi Costantino è sbocciato tra i professionisti ed è sbocciato quando ha fatto un grande salto mentale in queste ultime stagioni, è uscito dall'Abruzzo, si è affermato a Pesaro, che è una piazza comunque, sì, anche in Serie D, una piazza di prestigio, e ora in Serie C sta facendo grandi cose. Poi fisicamente è una belva, e nell'uno contro uno tiene molto bene il contatto fisico e poi ha una grande progressione. Non ha piedi raffinati, però ora sta vedendo molto bene anche la porta, perché la convinzione ce l'ha in testa. E quest'estate doveva arrivare a Teramo, e adesso tu dici il coltello nella piaga. Vai a mettere il coltello nella piaga proprio a me, ma tanto poi a Gaetano farò la stessa identica domanda, quindi doveva arrivare a Teramo quest'estate. Sì, poi si è preferiti andare altrove. Sì, giusto o sbagliato che sia stato, insomma, poi chiaro, magari uno, se avesse la palla della sfera, certo, di cristallo, Costantino sarebbe preso, no? Sarebbe molto facile, insomma, ragionare solo con il senno del poi. Sì, è stato uno degli obiettivi della scorsa estate, poi effettivamente qualcosa non è andato come magari avrebbe dovuto, e di conseguenza non è arrivato, però sarebbe stato per il Teramo probabilmente un acquisto importante di un giocatore che era arrivato in una fase della sua carriera, sì, a un bivio, ma comunque da giocatore affamato. Si vedeva, perché l'ho visto anche l'anno scorso con la Vispesaro, si vedeva che c'era stato effettivamente un cambio mentale in lui. Aveva voglia, aveva grinta, aveva cattiveria, evidentemente è successo qualcosa che gli è scattato in testa. E lo sta confermando a Bolzano, e magari con il Teramo avrebbe anche lì confermato, insomma, il click mentale che ha probabilmente avuto e che l'ha fatto appunto svoltare. È un attaccante importante, è tra virgolette un prodotto locale, sta facendo sicuramente bene,
Io ci parlai in occasione della, prima della gara di andata, e non ci è rimasto benissimo effettivamente del matrimonio che non si è concretizzato, perché pensava effettivamente di poter vestire la maglia del Teramo. Poi qualcosa non è andato e sta facendo bene. No, non è andato, diciamo le cose come sta. Il Teramo non l'ha preso, cioè non è andato, altrimenti sembra qualcosa che non è andato, a lui si è sfasciato il motore della macchina per andare a firmare il contratto. Il Teramo non l'ha preso. Diciamo anche le cose come stanno. Chiaro, allora, da una parte non hanno la palla di cristallo, però da una parte c'è un errore di valutazione. Il Teramo ha preferito andare su altri giocatori, non ha preso Costantino, che è un super giocatore. Posso provocare? Forse è stato un bene per Rocco Costantino? Probabile, no, io capisco la benevolenza di Ania che non vuole adesso... che magari si fanno valutazioni di mercato, poi come ho detto prima, poi essendo di poi è sempre facile, può essere semplice dire no vabbè era meglio prendere Rocco Costantino, no era meglio prendere Tulli, no oppure era meglio prendere... a questo punto del campionato... era meglio tenere Barbuti, faceva, poi è facile, poi... faceva un gol chiaro, Rocco Costantino... Ogni acquisto è una scommessa, ti può andare bene, ti può andare male, però magari a Teramo non l'avrebbe reso. Gli ultimi due anni sono arrivati attaccanti che poi abbiamo ritrovato in categorie superiori come Moreo, forse per esempio, e a Teramo non hanno fatto bene, hanno sofferto, hanno patito, quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che in questo ciclo fare l'attaccante a Teramo è particolarmente difficile, perché le critiche arrivano, i gol non ci sono e c'è, torno al discorso di prima, questo circolo virtuoso per cui in questo momento storico fare l'attaccante a Teramo è difficile. Possono venire i giocatori forti che poi vanno in B, i giocatori scarsi che restano in C vanno, o magari vanno in D, non segna nessuno. E quindi magari anche Rocco Costantino, che sta facendo un grande campionato nel Sud Tirol, se fosse venuto a Teramo avrebbe conosciuto anche lui una involuzione rispetto ai progressi delle ultime stagioni. Ti chiedono se secondo te alcuni attaccanti cercano un po' troppo il gol alla Dybala, troppa leziosità. Se ci provano vuol dire che hanno una condizione mentale per farlo. Bacio Terracino ha fatto un gol strepitoso a Padova, se non avesse tentato la conclusione magari il Teramo non vinceva neanche quella gara. Io penso che se tenti il tiro alla Dybala puoi nascondere anche un po' di quell'arroganza di cui parlavamo in precedenza. Serve però autostima per fare quelle cose, e il Teramo non è che manchi di giocatori che hanno talento, perché io penso che San Domenico e Bacio Terracino ad esempio, se vogliono tentare il gol alla Dybala, sono autorizzati a farlo perché hanno le qualità per cercarlo. Assolutamente. A proposito di giocatori che potevano arrivare, non so se anche in questo caso qualcosa non è andato, scherzo, si scherza con Berardocco, Aglia, perché prima del ritorno di Amadio era Berardocco che si pensava potesse essere il metronomo del Teramo, e oggi gioca anche lui al Sud Tirol. Anche qui qualcosa non è andato evidentemente, se non ha vestito la maglia del Teramo, quindi mi tocca replicare così. Sì, c'è un altro matrimonio non concretizzato, ma tanto ne potremmo dire tanti che magari neanche sappiamo, ecco, di matrimoni non concretizzati. Purtroppo, per fortuna, il Teramo questi ha, quindi con questi uomini si deve salvare. Poi per tutti i discorsi futuri ne potremmo dedicare, insomma, chissà quante trasmissioni, ecco, anche per discorsi passati, quante trasmissioni ci si potrebbe dedicare. È uno ovviamente dei giocatori su cui il Sud Tirol fa molto affidamento, abbiamo detto prima, è una squadra fisica, è una squadra solida, che ha trovato insomma la propria quadratura del cerchio, lo ha messo anche Palladini, tra l'altro facendo i complimenti a Zanetti per come il Sud Tirol gioca e interpreta le partite. E non sarà facile, perché poi se scegli di giocare con il 3-5-2 vai a giocare contro una squadra che il 3-5-2 ormai l'ha fatto suo, e il Teramo è un modulo che conosce ovviamente soprattutto in determinati uomini, però in altri magari non è propriamente nelle corde per certi giocatori questo tipo di schema di gioco. È un po' un terno all'otto, come dicevamo prima, per tante valutazioni che si potrebbero fare sui moduli, sul campo che comunque sarà pesante, e quindi probabilmente magari anche qualche scelta sarà condizionata
appunto nello scegliere dei giocatori un po' più pesanti, un po' più fisici per tenere il campo che poi il Teramo troverà al Druso. Però ecco, i numeri dicono che l'attacco del Sud Tirol vale quello del Teramo, i numeri dicono questo. Dicono anche che c'è una profonda differenza nei numeri difensivi, perché il Sud Tirol ha con 21 gol subiti il secondo barra terzo, ha la seconda barra terza difesa, perché ci sono due squadre che hanno 20 gol subiti, dopodiché appunto c'è a 21 il Sud Tirol, quindi è una squadra che lì dietro prende pochissimi gol, ne fa anche pochi, tranne un 5-0 fatto a Sant'Arcangelo, una squadra che tende a vincere 1-0 le partite, e di contro ha un Teramo che negli ultimi tempi ha ritrovato solidità difensiva, ma la grande differenza tra queste due squadre non è la produzione offensiva, è la capacità di e la forza difensiva. Gaetano, tra un po' siamo in chiusura, sei d'accordo anche te con la valutazione che faceva prima Andrea e che io un po' magari condivido per questi due giocatori, Berardocco e Costantino, a volerla forzare un po'? Forse è stata anche una fortuna essere andati altrove, perché nelle ultime stagioni insomma anche giocatori di talento probabilmente qui a Teramo si sono Petrella. Sì. Petrella. Sì, perché i giocatori che sono arrivati a Teramo con molte aspettative negli ultimi 3 anni purtroppo non sono riusciti a mantenerle, quelle aspettative. Forse in questo momento il Teramo ha bisogno di giocatori che arrivano qui un po' più con i fari spenti, no? Che abbiano voglia di emergere, voglia di affermarsi in questa società. Poi sai, con il senno del poi è fin troppo facile, vedendo i numeri di Costantino, avere delle recriminazioni, oppure vedendo l'esperienza di Berardocco a centrocampo, dire come ci stava bene a Teramo. Però facendo questa valutazione, giustamente fai anche tu, probabilmente era un matrimonio destinato a non farsi proprio per questi motivi, e probabilmente poi anche loro non si saranno poi così tanto pentiti di non essere mai arrivati a Teramo. Assolutamente. Oh, non ti ho fatto rispondere alla domanda su Cretella, che da casa immagino fremano per sapere cosa tu pensi di Cretella. Allora, al telespettatore posso soltanto rispondere: magari potessi dare un giudizio su Cretella, okay. Significa che l'avevamo visto giocare, che avevamo un po' un giudizio più preciso. Me lo descrivono come un elemento duttile, adattabile alla difesa e al centrocampo, sì. Però quando Palladini ce lo farà vedere diremo qualcosa in più. Beh, lo vediamo negli allenamenti. Ah, negli allenamenti, voi lo vedete, voi lo vedete. Va bene, noi siamo quasi in chiusura, vediamo il prossimo turno. Maurizio scrive chiudi. Maurizio, chiudiamo, sì. Eccoci qua. Questo è il turno infrasettimanale. Riposa il Ravenna e il Sant'Arcangelo non gioca. C'è Fano Reggiana, Albinoleffe Fermana, Bassano Mestre, Gubbio Renate, Padova Feralpi, San Benedettese Vicenza, su Tirol Teramo, vi ricordo, ore 16:30, e poi Triestina Pordenone, così come vi ricordo che poi, ovviamente, domenica ci sarà Teramo Triestina, peraltro ci saranno quantomeno due ex come l'ex amministratore delegato Daniello, ma soprattutto Mirko Petrella, che faranno ritorno proprio. C'è anche Coletti. E c'è, esatto, e c'è anche Tommaso Coletti, che faranno ritorno qui da noi. È stata una bella serata, io vi ringrazio per essere stati con noi. Chi c'è? Sarà bello vedere anche il ritorno di Coletti al Bonoris. Stavo immaginando il ritorno di Coletti. Per chi c'era e ricorda l'ultima giornata, esatto, di Coletti al Bonoris. Guarda... con un patron... Uno show mica da ridere. Esatto, ma soprattutto io ricordo, insomma, un alterco con Ferrani che insomma rimase un po' nella storia dell'era di Cappellacci. Però il primo ricordo va al duetto con il patron. Sì. Voi che conoscete Palladini, questa è la squadra che interpreta il suo calcio? No, assolutamente no. Va bene, è stata una bella serata. Ovviamente noi domani sul nostro canale, sul 14, vi proporremo il servizio della partita su Tirol Teramo, poi domenica ovviamente durante diretta stadio, ampio spazio a Teramo Triestina. Io ringrazio Gaetano Lombardino, lo ringrazio, ma ti ringrazio temporaneamente Gaetano. Tra poche ore ci si rivede. Perché tu sarai mio ospite, nostro ospite, anche dopo domani sera,
e do l'appuntamento anche a tutti gli appassionati di ciclismo con Velo, perché commenterai insieme a noi, insieme a me, insieme a Luciano Rabottini, sì, commenterai la straordinaria vittoria di Vincenzo Nibali alla Milano Sanremo, azione fantastica sul poggio. Ti è piaciuta? Assolutamente sì, e meno male ci ritroviamo per commentare qualcosa di bello. Eh sì, mancava da tantissimi anni, mi pare 12 anni a Milano Sanremo, sì, all'Italia. Grazie invece a Tania Cantagalli, ciao anche a te, a Velo non ci rivediamo. No, no. Ve la risparmio. Grazie ad Andrea Costantini, ciao Andrea. Grazie a voi che ci avete seguito. Proteramo torna martedì prossimo, ovviamente vi do gli appuntamenti giovedì con Velo e poi ovviamente domenica, super domenica, tutta dedicata al calcio, serie D, serie B e serie C. Con Maurizio Contento. Assolutamente. Grazie a voi che ci avete seguito, buonanotte.